Avete bisogno di crediti? Vi siete scocciati di dover scegliere tra Padoin e Zappacosta e vorreste scegliere tra Ronaldo e Messi per la vostra squadra su Ultimate Team? IG Vault è il sito che va per voi e con il codice FootItaliaChannel avrete anche un 6% di sconto. Link in descrizione. Bentornati ragazzi, quella di FootItaliaChannel e sono qui per un nuovo scopo di 6 minuti. Siamo qui col pupone ragazzi, Francesco Totti. European Hero, che carta, 92 di overall, 78 di velocità, 93 di dribbling, 91 di passaggio, 89 di tiro, 78 di fisico. Una carta eccezionale, 5 stelle di piede debole, acquistato per 100, costa intorno a 180-190 mila crediti. Non potevo non portarvelo, me l'avete anche chiesto voi. E quindi è giusto che ci siano scolpiti nei 6 minuti, col pupone. Secondo giocatore avrà prezzo minimo 15.000, prezzo massimo 45.000, così a random, anche perché purtroppo l'episodio scorso ancora non è uscito e quindi non so cosa, insomma, i valori che mi direte andranno per l'episodio successivo. D'altronde sto preregistrando tanto e quindi niente da fare. Andremo nella settima pagina a prenderci il primo giocatore, sperando che non sia della Serie A. Andiamo fino alla settima pagina. Primo giocatore è Ridgewell, un argento. E penso la prima volta che ci capita un argento, prenderemo lui. Ok, Ridgewell e Totti sono in formazione. Giriamo i moduli e ci fermiamo tra 3, 2, 1, 4, 5, 1, 1, no. Perché comunque Totti lo voglio utilizzare come oltrepartista o seconda punta. Quindi 3, 2, 1... 4-4-2-2 nemmeno per sogno. Non lo voglio utilizzare come punta perché secondo me non funzionerà più di tanto. 3-2-1 4-3-1-2. Ok, questo modulo va bene. Totti è qui come trequartista, Ridgewell è qui come difensore centrale naturalmente. E anche i 6 minuti sono pronti, quindi possiamo farli partire adesso. 6 minuti sono partiti. Guardiamo un pochino. Un collegamento qui easy easy potrebbe essere Pirlo. Ha anche lui una sua versione in European Hero e non sarebbe male prenderlo, solo che credo costi veramente troppo e quindi andrò a prendere la sua versione. Forse IF, potrebbe darsi l'IF, perché comunque, come potete vedere, cerca giocatore sul mercato, ho solo 92.000 crediti e costa 88.000 crediti Pirlo, quindi non è che posso rimanere con 4.000 crediti. Quindi lo scambiamo con l'altro Pirlo, quello IF, che ci sta benissimo secondo me. Ed è un collegamento easy easy tra Totti e Ridgewell. Quindi perfetto, prendiamo Pirlo. E va bene così. Adesso Ridgewell, mi pare abbia un difensore centrale e un terzino abbastanza buono questa squadra. Il Portland. Vediamo un pochino l'MLS. Cosa ci propone sia come terzino, magari anche come centrocampista centrale. Ecco, infatti Powell è un buon giocatore, si collega perfettamente con Ridgewell, doppia intesa, perfetto. E qui avremo bisogno comunque di un altro giocatore del dell'MLS. Mi avete consigliato anche Lampard, anche lui costa un po' troppo per il mio budget. Infatti se andiamo a vedere Lampard è qui, ma costerà più di 100.000 crediti, quindi anche lui è fuori dal budget. Potremmo prendere Gerrard, che comunque fa una doppia intesa con Ridgewell e lui sarebbe a posto. Pirlo poi avrebbe comunque bisogno di tanti altri collegamenti, quindi sarebbe meglio un altro giocatore del New York City e sarebbe Lampard, però Lampard è un po' lentino. Questo Diskerud non mi piace nemmeno. Andiamo appena a centrocampisti. Se andiamo direttamente nel New York City, New York City FC. Ok, non ce n'è un granché. C'è questo Foku. Perché ho paura che Lampard più Pirlo sia una combo veramente distruttiva, molto molto lenta. Quindi eviterei. Non ci sono altri italiani se non sbaglio. Comunque possiamo guardare. Naturalmente c'è Giovinco, ma Giovinco proprio no. Forse c'è Nocerino. Sì, c'è Nocerino. Nocerino è interessante. Andiamo a prendere Nocerino. Nocerino, doppia intesa che volevamo compirlo. Tanto Riggio ha bisogno di un altro link. Lo diremo comunque con una backlist di sicuro.
e Pirlo ha bisogno di un ultimo collegamento. Allora, difensori centrali italiani, però nella Barclays abbiamo Ogbonna e basta, e Angella, però Ogbonna ci sta. Ha un portiere inglese il West Ham? Non lo so, mi pare di no. E infatti non ce l'ha. Bene, bene, bene. Quindi niente Ogbonna. Rimuovi dalla rosa. 2 minuti e mezzo, manca poco e non so bene cosa fare. Pirlo ha bisogno di un altro collegamento per forza. Non posso mettere un altro giocatore dell'MLS, ce ne abbiamo già 4. Quindi dobbiamo andare per forza a prendere un italiano. Però voglio fare l'attacco della Serie A, quindi vorrei un difensore centrale italiano. Italiano, però qualsiasi. Boh, forse nella Liga c'è qualcuno? Vediamo un pochino. Però poi ho bisogno di un portiere inglese. Oh mio Dio, oh mio Dio. Allora, come possiamo fare? Centrocampista centrale italiano nella Barclays Premier League. Come no? Centrocampista. C'è solo Giaccherini. Oh mio Dio, sto morendo. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Perché qui ho bisogno di un inglese, assolutamente. Potrei mettere anche qui un inglese. Inglese della Barclays. Andiamo a prenderci Smalling. Nella sua versione a pata ci basta. Poi qui andiamo a prendere De Gea. Ok, manca un minuto, quindi mi devo sbrigare assolutamente. De Gea, perfetto. Ce l'ho anche in prestito, ottimo. Qui avremo bisogno di un altro collegamento forte con Smalling. E poi l'unica alternativa è andare nella Serie A, ragazzi. Quindi terzino sinistro, non spagnolo ma inglese della Barclays. Andremo a prendere Baines, perché no? Non l'ho utilizzato molto. Poi qui abbiamo bisogno di un'altra tripla intesa tra italiano, Serie A, tra il centrocampista centrale e la punta. Quindi andiamo nella Serie A, mancano 20 secondi, non so come riusciremo a farcela. Oddio, devo pensare all'attaccante italiano. COC, guardiamo un pochino, il centrocampista, devo far veloce ragazzi, devo far velocissimo. Vai, ignoranza, Saponara, Maccarone. E poi andremo a prendere, non lo so che andremo a prendere, Dzeko, un altro giocatore della Roma. Ok, eccoci qua con la squadra completata. Scusate se non sono riuscito a metterli nella rosa in tempo, però comunque diciamo che abbiamo detto chi volevo comprare, ovvero Dzeko e Maccarone. Maccarone stavo scrivendo, Dzeko l'ho detto a voce, però diciamo che ce la diamo buona. È un'ibrida tra Serie A, MLS e Barclays Premier League. Una bella ibrida, abbiamo tante carte speciali. Abbiamo Ridgewell, abbiamo Pirlo, abbiamo Saponara, abbiamo Maccarone, abbiamo Dzeko e abbiamo il nostro carissimo Pupone Totti. Guardiamo un po' il nostro avversario. Ha una Bundesliga più o meno. Quel Coleman lì messo un po' a random. E poi qualche bronzone per Pupone. Guardiamo il pupone, la botta da fuori, Francesco Totti, un gol, capolavoro, dopo 5 minuti, col ciuccio e il pupone, mamma mia che botta, che carta che ha, è Pirlo, bellissimo in mezzo per Smalling, ma che gol, di Smalling in girata, 2-0, Chris Smalling, grande l'assist di Pirlo, l'assist dei piedi fatati, Andrea Pirlo, poi Smalling, non me l'aspettavo da lui. Pirlo entra, Pirlo si fa un dribbling, Pirlo, oddio l'ha appoggiata fuori, buono Power, fa buona guardia, aia qui però sbaglia tutto, ma sbaglia anche l'avversario. Vai Pirlo, cercare Totti comunque trova la palla, la botta da fuori di Totti, ancora il portiere in mezzo qui per Saponara si deve girare, Saponara con la botta, la palla arriva, Pirlo con il gol, Andrea Pirlo se lo merita questo gol, 3-0 al 45esimo, che squadra che abbiamo tirato su.
E finisce anche il primo tempo. 3-0, andiamo col secondo. Mamma mia, Zeko. Col dribbling. Zeko, sempre lui. Ancora Zeko. Entra in area Zeko. La botta di Zeko. No, attraversa, non puoi sbagliare sto gol. E poi Mancarone l'appoggia fuori. Pirlo per Saponara. Saponara, qui c'è un po' di rage da parte dell'avversario. Volevi. Volevi, Lizzo. Volevi. Pirlo, in mezzo per Saponara. Per Baines, io voglio Totti. Vabbè, tiriamo con Baines, dai. 5-0. Stavo cercando Totti per fargli fare un altro gol. Questo qui non è che non sta giocando, è che si è un po' incazzato. Io direi che sarebbe anche ora di quittare. Francesco Totti! Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Vabbè, ha ripreso a giocare. E quindi gli tiriamo un'altra botta con Totti, traversa. Totti dietro per Nocerino, la mette giù, la botta incredibile, quitta. Bene, hai aspettato fino al 90esimo per quittare, sei una persona incredibilmente geniale. Quindi, partita finita, andiamo a vedere cosa dico con la Premier Review. Allora, intanto vi dico che questa è una squadra veramente ignorante. Pirlo, Nocerino, Maccarone, Zeko, giocatore comunque non è che utilizzi tanto sul Ultimate Team, li ho voluti provare. A me è piaciuta veramente un casino. Pirlo a me piace tantissimo. Ha un passaggio, cioè ragazzi, la posizione che fa 94 di passaggio. Ma ve ne rendete conto? 4 stelle per Deule, ha un tiro eccezionale. Saponara è una buona carta, gli manca la quarta stella skill secondo me. Per il resto è veramente completissima, gli manca la difesa, ma era comunque il terzo dei centrocampisti più offensivo, mentre gli altri due erano più difensivi. Pirlo in cabina di regia e Nocerino a fare entrambe le fasi. È un ottimo giocatore per fare entrambe le fasi, ha statistiche veramente ottime, è una specie di Matuidi che costa pochissimo, quindi perché non utilizzarlo, veramente forte. In difesa mi sono piaciuti sia Ridgewell, non male, 11.000 crediti per questo if, veramente interessante. Smalling, ottima carta, 1,92, ha fatto anche un bel gol quando ancora giocava l'avversario, quindi ottimo. Baines e Powell, due ottimi terzini. De Gea, portierone. Maccarone e Zeko, comunque è una coppia d'attacco veramente ignorante, ma su FIFA non è un granché. Come vedete, entrambi sono riusciti a non segnare in questa partita, mentre Totti naturalmente ha fatto una bellissima doppietta, una carta eccezionale che vi devo dire, cioè è perfetta. Io non voglio aggiungere tante cose perché comunque l'avete visto nella partita, un tiro eccezionale, un dribbling assurdo, passaggio perfetto, cross perfetto, la velocità è ottima, cioè 78 velocità è comunque una buonissima velocità per un trequartista, perché dove l'ho usato io, secondo me come trequartista è veramente perfetto, soprattutto per quel 91 di passaggio e 93 di dribbling, che in attacco lo utilizzereste meno, mentre lì in questa posizione qua, perfetto, veramente una carta eccezionale. Io a Totti lo do, a Totti do il 10. A il pupone Francesco Totti, voto 10, se lo merita tutto, una carta assurda, provatela, se avete crediti provatela, ve lo assicuro, non ve ne pentirete. Come sempre io vi invito a commentare con quali altri giocatori potete vedere nei prossimi episodi, vi invito anche a commentare con quale pagina dovrei andare a cercare e che numero di giocatore, che prezzo mettere al secondo giocatore, di prezzo minimo e prezzo massimo compra ora, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Spero che l'avete fatto anche nello scorso episodio, se non l'avete fatto malissimo fatelo adesso, non per lo scorso episodio ma per questo naturalmente. E io spero che il video vi sia piaciuto, arriviamo a 50 mi piace, se li merita 50 mi piace il pupone, arriviamo a 50 mi piace questo video. Vi invito a iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto, vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.